Io, ragazzi, nella mia vita ho visto tanti pacchi, pacchi piccoli, pacchi grandi, pacchi da Amazon Prime e pacchi da Amazon senza alcun tipo di Prime, pacchi che mi arrivavano dalla Cina e pacchi che mi venivano regalati, pacchi a pagamento, ma quelli che stiamo cercando di dare noi al Milan sono pacchi che non ho mai visto e non capisco perché la Roma continui a farlo stile FIFA, no? Come quando su FIFA appunto vai sulla Roma e vedi che l'Obont è dato giovane promessa nel contratto, o semplicemente, ancora più semplicemente, quando gli vai a dare al Milan magari un trequartista di cui ha bisogno, il Milan ti dice: non abbiamo bisogno di trequartisti, vorremmo però un portiere, ci servirebbe un portiere, e loro come portiere hanno già Donnarumma A, Donnarumma B, Reina, Rafael, Gabriel, altri 3 o 4 portieri presi in giro per il mondo e magari anche Blizzari che non sono riusciti a piazzarlo. Ecco, esattamente va più o meno così. Oggi, con l'aiuto di OneFootball, vi vado a parlare di un colpo che stiamo cercando di fare ma che con tutta probabilità non faremo. Perché è vero che il Milan ha speso un po' di soldi in questa sessione di mercato, finora una ventina per Hernandez, altri per Bennacer, altri per Krunic, ce ne spenderà un altro 35-40 con i bonus appunto per Correa, però è altrettanto vero, ragazzi, che scemi sì, ma fino a un certo... no, nel senso, i colpi sono fatti bene, però diciamo ricchi sì, ma scemi... è come suona meglio, ricchi sì, ma scemi no, anche perché... Di che cosa parliamo? Vabbè, allora, facciamo un attimo mente locale. Nzonzi, la Roma ha proposto per Suso come contropartita Nzonzi. Ora, se ieri mi sembrava pazzo il Milan a chiederci Zaniolo per Nzonzi, Zaniolo per Suso, con il mercato che ha Zaniolo, col fatto che loro vogliano cedere Suso, col fatto che Zaniolo sia più giovane e che abbia fatto una stagione che comunque ci permetta di cederlo ad alti livelli, altrettante volte mi sembra assurdo pensare che noi abbiamo potuto dare, abbiamo potuto chiedere Suso per Nzonzi. Regà, questo è proprio l'emblema di Servino non lo reggi, l'uva magnate la chicchi. Nzonzi, ragazzi, Nzonzi che non se lo... Ma poi sarebbe controproducente anche per noi, perché comunque oggi uno in chat mi ha scritto: se ci date Nzonzi, per Suso vogliamo 50 milioni, non 40 come ve ne avevamo chiesti, ma 50, perché portare fuori la Mondezza costa. Ecco, questo è un po' il disegno di quello che pensa di milanisti, il mondo di Nzonzi. Nzonzi a Siviglia non era male, dico la verità. A Roma ha fatto cagare, a Roma ha fatto schifo, ragazzi. A Roma pochi giocatori hanno fatto peggio di Nzonzi qualità-prezzo. Abbiamo pagato 30 milioni di euro, ha fatto peggio che si poteva. Io in questo momento mi domando come si possa solamente pensare di dare Nzonzi. Tra l'altro, in questi giorni stiamo cercando di piazzare al Milan tutti i colpacci, tutti i colpacci, quelli che noi diciamo forti, abbiamo provato da Nzonzi, abbiamo provato da Schick, abbiamo provato da Pastore. Cioè, non è, raga, che seppe una volta siamo riusciti a prendere Bertolacci a dalla loro a 25 milioni, chi sta passando? Barichello. Vuol dire che ora si prendono tutti gli scarti. Non va così, ragazzi. Parliamoci chiaro, non va così. Io dubito che Nzonzi riusciamo a valutarlo 25 milioni di euro, quello che ci servirebbe per non cadere nel fair play finanziario. Schick 35 o quant'è, Pastore 30-25 milioni. Ragazzi, non va così. Il Milan non ti darà mai Suso per quei giocatori, a meno che tu non gli vai da 20 milioni più Nzonzi per Suso. In quel momento ci penserei anch'io, perché magari Suso in questo momento lo piazzi a 30-35, dici vabbè, per quei 15 milioni più Nzonzi magari sia mai che risorge e torna quello del Siviglia. Ma io, ragazzi, dubito. Cioè, io fossi milanista mi incazzerei solamente perché la Roma mi avesse proposto st'offerta. Boh, vabbè, comunque avrò sbagliato pure verbo adesso. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Iscrivetevi al canale, domani tanti altri nuovi contenuti. Tanto, raga, sono carica a bomba, ce ne sono altri 3-4 pronti. Boscia la lala, iscrivetevi. Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Raga, mi raccomando, passate in descrizione il link di OneFootball per scaricarla. Ciao.